E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Yakuza Like a Dragon e qua continueremo con la trama principale perché forse ve l'avevo già detto in questa serie gameplay che non credo che porterò la storia secondaria, c'è solo la trama principale, cioè la storia principale di Yakuza Like a Dragon. Front desk. The faucet's stuck? Well, just use the same bath water for the next customer. Yeah, I know it's dirty. Just use a bath bomb. They're behind the sink. Make it cloudy enough, we'll notice. Hello, this is Otohime Land. Oh, Nanaha-chan. Oh, really? So you're taking the day off. But didn't you have your period 2 weeks ago? You're missing too much work. And if your excuses are true, you should get that checked out. I mean, it sounds like a serious medical issue. And if it keeps you out of work, how are you going to pay for your dear old dad's care, huh? Seems like your life would be easier if he just died already. But I guess that's out of your control. Are you crying? Oh, come on. I only say these things because I'm your boss. I can't be your therapist too, but come back in as soon as you feel better. Okay? Bye. I tell ya, girls these days. So, you folks are here about the job we posted, I assume? Sorry. I don't think I want to be employed here. Ditto. Not a fan of anything I just heard. You out too, Kasuga? So, you came all the way here just to insult me in my place of business? I'll have you know, Hello Work practically begged me to hire you, Green. They told me you'd be willing to do anything. I don't care what they told you. You've still got principles. Yeah, I'm grateful that Kanbei put in a good word, but I pass. Plenty of other jobs out there. Let's go, Ichiban. Ichiban, what's the holdup? Come on, let's go. Okay. Posso accettare colpo di scena. Gotta be the worst I've ever seen. The girls don't deserve that kind of treatment. Hey, there a problem? You better not cause any trouble here. I'll call the Yakuza. We're with the Seiryu clan, you know? The Seiryu clan? You really sure you want to start something? Is this Seiryu clan territory? Well, this just got complicated. Hey, Kasuga. We need a scram. Why Come are you on. Looking at me like that? I'll call them. I will. I'll take the job. I'll start anytime you want, boss. Huh? What are you doing? Based on what I just heard, you got a lot of issues here, from plumbing to personnel. You need a hand, and I've got 16 years of direct experience in this industry. I know what works in these places, and I can even go scout some fresh talent for you. What do you say? Ah, già è vero che Kazuka lavorava in una sua planta di Kamuro, cioè se non vi ricordate. Anzi, era cresciuto in una sopplanda di Kamurocho. Se però guarda, se non avete visto i primi episodi di Yakuza Like a Dragon. Cos'è questo rumore? Un gruppo di rompiscatole chiamato Bleach Japan, Non posso chiedere che non posso credere che già siano tornati. Sono quelli dell'altro giorno. Sono un po' di giorni che organizzano protesti davanti al mio locale, puntuali come orologi svizzeri, sono una vera spina nel fianco. Mi hanno presi come bersaglio delle proteste. Da queste parti siamo rimasti soli a pubblicizzare le nostre attività di bagno pubblico. Gli altri di ora si fanno chiamare saloni per uomini o negozi di massa. Bleach Japan ha più difficoltà a prenderli di mira. Quindi se la prende con noi che non scopriamo il fatto di essere una...
Soplan. Facendoci chiudere bottega. Di poter causare reazione a catene che poi è un programma di Rai 1 dell'estate. Ok, questo non c'entra un cacchio. Che fortuna, vero? La Yakuza non ti protegge? La Yakuza non... Una volta ho provato a lamentarti con il clan Serio. Clan Serio che poi fa parte uno dei clan dei Jincho, La Yakuza, una della Yakuza degli Jincho. Ne ho inventato un paio di scuse di quelle che sono fatti vedere. Ok. Inoltre Bleach Japan è piena di gente che studia a memoria le leggi anti-Yakuza per puro divertimento. Quelle lì sono ossi duri anche per la Yakuza. La Yakuza è così. Se non posso rivolgermi nella Yakuza e nella polizia, cosa mi resta? Ormai il personale si sta licenziando per evitare di essere maltrattato. Sono con l'acqua alla gola. È per questo che ci sono poche ragazze. In pratica stai dicendo finché le ragazze non muoiono puoi portare avanti l'attività. Tuttavia la Bleach Japan è il modo di cui le tratti. Non sei tanto sicuro che non decidano di cambiare l'aria. Non capisci? Le ragazze che vengono a lavorare qui hanno già le spalle a muro. Le mie impiegate sono tutte giapponesi, ma sono nella stessa situazione degli immigrati clandestini. Perde un lavoro come questo è uguale alla deportazione. Non hanno nessuno da cui appoggiarsi. Pensavo che fossero i soldi da attirare le ragazze che fanno questo tipo di lavoro. Naturalmente molta gente si fa attirare dall'idea dei guadagni sostanziosi, ma si tratta di quel tipo di persone che pensa che ti potessi arricchire senza lavorare davvero. Però le cose iniziano ad andare male se la sviano a gambe levate. È per questo che assumono solo donne talmente disperate da non potersi permettere di tirarsi indietro. Donne come quelle che la lavoro che se ne andasse la loro vita, è questo che tiene in piedi la mia attività. Tiene in piedi un cazzo. Stai solo sfruttando le donne in difficoltà, sei un vero pezzo di merda. Pensala come ti pare, ma il desiderio è un bisogno forte quando la fame se non si bisogna più. La differenza è che puoi soddisfarlo alle distanze. Devi tenerlo finché non trovi uno sfogo. Finché le donne saranno disposte a essere sul menù, gli uomini continueranno ad ordinare. Il mondo va così. Se lo dici tu, allora se mandiamo via quel tizio ci assumi o no? Kazuka, vuoi lavorare qui dopo aver sentito cosa ha detto questo verme? Io no di certo. Questo qui non è come Amako. Il mondo sarebbe un posto migliore se lasciassimo che Bleach Japan chiuda il suo locale. Fatela finire, il lavoro. Non posso permettermi di rifiutarlo. Accetto il suo lavoro e farò come si deve. Hai intenzione di assumerci o no? E va bene. La prostituzione è legale in Giappone, e oppure questo posto spandirà alla luce del giorno. Vediamo quanti minuti sto registrando, scusate. Ok, per il momento sono 8 minuti di gameplay. Avevo appena iniziato a registrare. Ti date da fare come al solito, Voi siete quelli dell'altro giorno, che ci fate qui? Oh, ci hanno assunti qui oggi. Assunti, eh? Amici, questi complici di criminali mercanti di prostituzione si sono finalmente rilevati. Prego, criminali, che lo siamo. Perché non ci arrestano? Perché le soplan girano la legge registrandosi come bagni pubblici. Amici, questa è quella che chiamiamo una zona grigia, la faccia oscura del Giappone. Trasformiamo questo posto grigio in colore candido, sbianchiamolo. E tu pensi di essere un'anima pura e senza macchia? Non hai commesso crimini. Certo, rispetto la legge, come dovere di ogni bravo cittadino. Non hai mai, che so, fatto una pisciarina all'aperto? Pisciarina. Tecnicamente è un crimine, sai? Mai. Neanche una. Davvero? E che mi dici dei limiti di velocità? Tutti li superano quando vanno di fretta.
Io no. Bugiardo, è legale anche superare di un chilometro. Allora, devi averlo fatto. Temo di no, sei dubitante di quello che dico. Dimostratelo. Dimostrate che ho commesso tutti questi crimini. Ok, che mi dici di quello che stai facendo ora? Questa gente sta bloccando la strada. La strada deve essere un crimine di qualche tipo, no? Quanta ignoranza, siete uno spasso. Abbiamo il permesso della polizia di Kanagawa per questa manifestazione. Sì, un permesso di marciare su una strada pubblica. Capite adesso, la polizia è stata così generosa da lasciarci usare questa strada per la nostra causa. Tecnicamente però quella non è una strada, è una Sopland. Mi sono lasciato trasportare un po'. Inoltre qui c'è scritto che i manifestanti devono essere 10. Non sono matematico, ma a me sembrate di più. Solo perché oggi abbiamo più supporto del solito. Le proteste funzionano così, il numero dei partecipanti può fluttuare fino all'ultimo momento. Se la cosa non vi piace, rivolgetevi alla polizia. Forse voi non conterete troppo sul fatto che verranno qui a contare quanti siamo. La differenza tra 10 e 15 persone non è solo un motivo sufficiente per loro. E di certo quando stiamo creando problemi. Se nella strada giusta, Kazuka. In questo caso ho una notizia per voi. La definizione legale di marcia non prevede soste. Se ti fermi per tenere il discorso, subisci il traffico. Il diritto di usare questa strada è legato all'esecuzione di una marcia. Il fatto che vi siete fermati di qui è una chiara protezione. Anche se tecnicamente la regola è qui, ogni manifestazione si ferma per tenere discorsi. E alla polizia sta bene. Sai cosa ho appena descritto? Una zona grigia. Criticare una zona grigia servendosi di una zona grigia, ironico. Proseguiamo, amici miei, marciamo. Ok. Basta con la prostituzione, via dai ciccio. Attenti a dove mettete i piedi, rischiate di inciampare. Tanto il senso di umorismo di... Vediamo, il primo è il Cipan Kazuo, 42 anni. L'indirizzo è O. Non è il locale di Amako? Sì, siamo al secondo piano. Conosci Amako-san? Sì, la conobbi molti anni fa. Comunque, passiamo al prossimo. Yunamba, 41 anni. Yunamba vuol dire che Namba è il tuo vero nome. Dopo tutti quei discorsi che hai fatto sui senza tetto che usano nomi falsi, falla finito. Hai creduto che fosse falso? È quello che conta, sei un ingenuo. Cosa? Va bene, ultimo Koichi-chan, un momento. 59 anni, sì. Mi mancavano solo 2 mesi dalla pensione, ma qualche giorno fa sono stato espulso dal corpo di polizia di Kanagawa. Deve essere stato un duro colpo. Tutto qui. Che ne di dire per tutto? Siamo un trio problematico, vero? Un babbone, un ex Yakuza e un poliziotto radiato con disonore. E quindi se mi preoccupassi di cose del genere non troverei nessuno che lavori per me. E poi si dà il caso che abbia il lavoro perfetto per voi tre. Di che si tratta? No, spero che non ci farei pulire i bagni per cominciare. No, quello che lo faccio fare ogni 6 mesi, il mio obiettivo è lei. Si chiama Nanoa. E la maggior parte di fondo di guadagno da 5 anni. E la ragazza che ha chiamato prima, a cui hai rifiutato il giorno libero, giusto? Proprio così. La fonte maggiore di guadagno, Non scherzavi quando dicevi che questi ragazzi hanno lasciato perdere. Come ho detto, chi può contare sulla bellezza e giovinezza dura poco. Le attrattive principali di nostro Sopland sono il servizio e l'amore e l'investimento emotivo che rende abitudine ai clienti. Emozioni, penso di capire. A conti fatti gli uomini sono creature solitarie. Anche quelli che sembrano più duri hanno bisogno di un posto dove essere stessi. Di solito la capacità di una donna di dargli quel posto e proposizionare ai suoi problemi. Padre di Nano è così anziano che non riesce più neanche a muoversi da solo. Per fornirgli le cure migliori, lei ha chiesto il suo lavoro presso una
grazie a grande azienda che si è fatta trascinare in questo modo. Ci vuole coraggio per passare direttamente dal lavoro all'ufficio alla prostituzione. Per questo è così brava. Tratta se stesso per il bene di suo padre, non importa chi è il suo cliente. Ultimamente però ha iniziato a cercare scuse per prendersi dei giorni liberi. Non si è mai comportata così. Tra Bicce e Giappone Nanoa che prende i giorni liberi, gli affari li stagnano. È per questo che mi serve una mano. Una mano? Cioè per i suoi clienti. Senti. No, idiota. Voglio indagare sul motivo in cui si prende dei giorni. Non ha detto lei la stessa che è a causa di un ciclo irregolare. Conoscendola non posso fidarmi di quello che dice. Non ci sono molti motivi per cui qualcuno ha bisogno di soldi per che dovrebbe iniziare a prendersi del tempo libero. Pensi che abbia un altro lavoro? Conoscete questo settore, vero? Che non ci spieghi come funziona. Vuol dire che potrebbe vendersi con qualcuno senza passare per il locale. Di solito i soldi che il cliente che paga per il servizio vengono divisi tra la ragazza e il locale. Se invece si incontrano in privato, la ragazza può offrire uno sconto, ma guadagnerà comunque più di più eliminando la quota del locale. Le ragazze che fanno iniziano a domandarsi se hanno bisogno di un locale. Ovviamente tutti gli stabilimenti hanno regole severe che vietano questo genere di cose. Anche se all'inizio hanno cose innocenti, ogni volta che gli finiscono più soldi in tasca non smettono più. Sfruttando persino il locale per attirare più clienti nei loro giri d'affari personali. Alcuni stabilimenti. E scopriamo. Ok. Mettiamola che il caso sia così. Che facciamo se troviamo quel tizio? Fate in modo che non si vi avvicini più a Nanoa. Ok, quindi dobbiamo impedire che il tizio non si avvicina a Nanoa, quindi. Siete noi accusa, un infermiere e un poliziotto. Sono sicuro che saprete inventarvi qualcosa di più creativo. Ehi, aspetta, non dovresti rivolgerti al clan serio per questo genere di cose. Quelli sono come le assicurazioni. Se le usi in modo sbagliato, i premi assicurativi aumentano. Mi costa meno risolvere i problemi proprio. Capisco, conosco sempre qualche trucchetto. Tanto per cominciare, poi dici dove abita Nano Asfan. Perché si appoggi da atti da un po', non torna a casa da qualche tempo. E allora come diamoli facciamo a trovarla? Tenete d'occhio il pocket caffè, si farà viva. A prezzo di una tazza di caffè stavo lì per usare il wifi gratis e caricare il telefono. Incrocerò le dita. Fate in modo che torni a lavorare con regolarità e vi pagherò adeguatamente. A me sembra che tu ci abbia soldati come dei def che ti va molto il mercato. Nanonima sa il fatto tuo, sembra superficiale ma conosce menatito su personale. Se lo fa apposta è bravo. Non vuol dire che non sia un farabutto, gli importa solo dei suoi guadagni. Secondo me no. Forse non è sempre così, ma molte soppland lucrano sulle svendure delle loro ragazze. Parli di cose come debiti e problemi di famiglia. Si approfittano di persone così, giusto? Più o meno. Le donne lavorano duramente per uscire da quelle situazioni e il locale le sostiene. Non mi piace il modo in cui Nanoima parla degli altri. Ma c'è da dire che non cerca di indorare la pillola. Capisce la realtà degli affari. Beh, anche questo è vero. Sono cresciuto in mezzo alla fescia di tutti voi imitata da Camorocio. Scommetto che quel tipo vuole molto bene alle sue ragazze. Preferisce scontare decisamente lui che ha qualche pezzo di mente che non si cura del motivo per cui le ragazze non vanno a lavorare da lui. Beh, gli stronzi non mi piacciono. Ma poi vuol dire che non mi piacciono i debosciati. Troviamo le prove e facciamoci provocare. D'accordo, ma non sappiamo ancora se la ragazza vede qualcuno di nascosto. Iniziamo da quel caffè che sembra da. Ok. Non so se terminare qui quanti minuti sto registrando, perché qua ho ancora da completare una missione secondaria. Non so quanti minuti sto registrando più o meno.
Quindi credo che tagli il riattacco per controllare quanti minuti sto registrando qua. E ok ragazzi, il luogo dell'incontro è questo qua. Damn, it's full. Hey, look over there. Ed eccolo lì, la Noa. Let's get some answers out of her. I seriously doubt she'd ever admit to it. We should only interrogate her after we have proof. I say we trust the former detective on this one. Fine. Sorry, we're full right now. Oh, I'm meeting someone inside. He's sitting down with Nanoha. Maybe she's dating him on the side. Hey, let's try and eavesdrop on their conversation. How do we do that? Can't hear anything out here. I got this. Kasuga, call me on your phone. Okay. I'm very sorry, but we're full right now. Please, can I just use the bathroom? Seriously, man, I'm about to piss myself. Sure. Go ahead. Sorry you had to come all the way out here. See the transaction go down. E ok, hanno finito di parlare qua, credo. E vogliono 2 milioni addirittura. Infatti, perché 2 milioni di yen non credo che sono semplicemente spiccioli. Dopotutto, E finalmente un po' di gameplay anche questo episodio. Hey, old man. Apologies don't fix much, you know. Yeah, how are you gonna make this right? He's got a broken bone. Come on, not this shit. Sorry, we're in a hurry. If you don't got time to do the right thing, get out your wallet and hand us a couple grand.
Leave us alone, man. See ya. Not so fast! Yeah, finalmente un body. Ok. Le pizziche volevano un po' di grane. Quindi accontentiamole. Sì. In questo modo aggiungeremo qualche pagina Sugidex, che non so. A parte che la parte del Sugidex l'ho fatta comunque in off camera, dato che non mi. È un'altra missione secondaria. Quindi, come ho già detto prima, la storia prima in questo nella serie che di Yakuza la Cata comporterà soltanto la storia principale. Quindi la storia secondaria spero che la fa, cioè le storie secondarie le porto, le completo in off camera. Me ne ricorderò, merda, un brutto momento per le interruzioni. Dov'è Nanoa? L'abbiamo persa. Che si fa? Torniamo alla Sopland? Anche se lo facessimo non avremo niente da segnalare. Lo seguiamo? Sì, potrebbe essere la pista giusta. Ok, credo che... Vabbè, credo che continuerà al prossimo episodio, va? Credo, poi non lo so. Ah no, aspetta. Sounds like an old folks home. Pretty classy building, huh? It's from the Meiji era, as I recall. Used to be a bank. But I thought some non-profit foundation bought it decades ago. Sure looks luxurious for a non-profit. I can smell the money from out here. Okay, so we know Nanoha's been working at the Soapland to pay for her dad's care, right? Yeah, so maybe this is where he's being taken care of. And also, maybe that man she met at the cafe is employed here. Then it would all make sense. She's paying that guy to keep her dad in a nice place. It's hardly shady. I don't care how classy the joint is. Nobody would pay $2 million in cash. Plus, why would she pay her dad's rent at a cafe? Yeah, that's a good point. Remember what they said when we eavesdropped? She begged to see her dad, and it didn't move him at all. He just said no. Yes, this is the front desk of Sunlight Castle. Is there a man living here with a daughter named Nanoha? Do you mean Nanoha Makota? Her father is a resident here. How may I help you? We work with Nanoha at the same place of business. Can we come in? I'm sorry, but only family are allowed to visit. That was predictable. We're not here to see him, actually. Truth is, I'm looking for a home for my own father. Nanoha-san said your facility is great, so I wanted to check it out. I'm terribly sorry. You can't come inside unless accompanied by a current lessee. Really? Yes. If you wish to explore the layouts of our rooms, please visit our homepage online.
You can submit questions on that page as well. It's very convenient. Goodbye. They don't even let you tour a room? Something's definitely shady about this place. Ok ragazzi, dai, credo che termina qui anche quest'altro episodio di Yakuza Like a Dragon. Credo che al prossimo episodio dovremo tornare a fare il rapporto qua. Quindi da vostro capo è tutto e ci becchiamo alla prossima.